Ragazzi, eccoci con un nuovo tutorial. Siccome siamo obbligati a rimanere a casa qualche giorno, noi non ci perdiamo d'animo e io e la dottoressa Brembati abbiamo deciso di mandarvi qualche tutorial per affinare le nostre abilità. Quindi questi tutorial saranno fatti su cose che voi già sapete fare, ne aggiungiamo un pezzetto per fare dei piatti sempre migliori, sempre più buoni. Questo primo che facciamo saranno delle verdure tagliate condite con pan grattugiato, olio e un po' di sale da mettere nel forno. Quindi ci eserciteremo sul taglio, ma otterremo una pirofila molto piacevole, molto buona, deliziosa. Chef Paola, allora, cosa ci serve? Il pelapatate, un coltello o grande o più piccolo. Noi abbiamo preso delle zucchine, prenderemo delle carote, dei pomodorini, una cipolla e delle patate. Perfetto, il tutto verrà condito con un pochino d'olio e il pan grattato. Un panino secco che andremo a grattugiare con una qualsiasi grattugia. Sì, esatto. Noi abbiamo deciso di utilizzare questa grattugia della nonna con il pane secco. Però volendo ci sono anche le buste già pronte, si possono anche avere delle buste già pronte, così, quindi questo sarà il nostro risultato, ok? Mettiamo da parte. Insomma, se avete dei panini secchi potete triturarli in questo modo, se invece non li avete potete acquistare il pane grattugiato già in busta e va benissimo anche quello. Abbiamo la nostra scodella per i rifiuti. Sì. E vediamo le patate. Qua siete dei professionisti tutti quanti, per cui fate quello che insomma già sapete fare benissimo. Ecco qua, quante patate utilizzeremo per la nostra preparazione? Ok, due o tre patate per la capienza di una teglia, così. Ok, questa teglia è una teglia di medie dimensioni e le verdure che andremo a cucinare questa sera, siccome le mangeremo noi alla fine, le mangeremo in 4 persone, siamo in 4, per cui questa dose va benissimo. Chiaramente le verdure sono un contorno, quindi di solito accompagnano un altro piatto che può essere carne o pesce o, anche un uovo, quello che uno preferisce insomma, però di solito vengono usate come contorno, però se noi siamo a dieta, vogliamo star leggeri, possiamo mangiare anche soltanto le verdure. La teglia può essere antiaderente o altrimenti una qualsiasi teglia, mettiamo sopra un foglio di carta forno perché okay. non si debbano non si appiccicano, non si bruciano chiaramente. Nel nostro caso noi, mentre lei sbuccia le patate, io vi dico, nel nostro caso abbiamo deciso di usare questa perché ha i bordi alti e quindi l'olio che andremo a mettere nella teglia difficilmente ci sporcherà molto il forno. Diversamente nella teglia con i bordi più piatti, chiaramente dopo dovremo pensare di pulire a fondo anche il forno perché può capitare che si sporchi un po' di più. Quindi se avete questa va bene, ok? Allora, peliamo due carote. Ok, lo stesso procedimento viene fatto con le carote. Ne facciamo due. Allora, patate noi abbiamo scelto 3 di piccole dimensioni perché sono più carine quando vengono tagliate con il taglio che faremo noi, che sarà fatto a rondelle, giusto, sulle patate, no? Ho sbagliato. A quadratini, quindi prendete le dimensioni che volete. Però abbiamo fatto 3 patate piccole, in alternativa potete fare 2 patate grandi, di carote. La verdura che a loro piace di più. Ecco, insomma, la verdura che a voi piace di più, chiaramente. Abbondate di quella. Io ad esempio non amo particolarmente i porri, quindi quelli non li abbiamo messi. Ma possono dare qualsiasi verdura che a loro piace. Sì, esatto. Puliamo le zucchine e pulisco così, poi vado a lavare tutto, eh? Sì, sì. Prima le sbucciamo, poi le laviamo tutte. Prendiamo così pomodori. Tanti pomodori così, ecco, noi non abbiamo preso il solito pomodoro che utilizzate a scuola, ma va benissimo anche quello, questi qua quello che c'è in casa va bene. Questi sono pomodori
Da terreni? No, pachino. Sì. Pachino, pomodori pachino, ok. È una cipolla, io uso una cipolla. La nostra cipolla no, non può mancare mai. Se no, o ok, ok, perfetto. Vado a lavare tutto. Ok, mi raccomando, importantissimo, lavare tutto. Adesso io sono riuscita a inquadrare anche il lavandino. Le laviamo all'interno. E le asciughiamo. Le laviamo all'interno, le mettiamo, le posizioniamo nello scolapasta, che va benissimo anche quello che avete dentro nella vostra pentola. Lo alzate, mettete dentro le verdure, le lavate, mi raccomando, laviamole bene. E quando le avete lavate, le dobbiamo sempre asciugare. È una procedura molto importante quella di asciugare le cose. Prima di tutto perché, eliminiamo in una modalità più precisa tutte le impurità, e secondariamente perché se dovessimo non farle al forno ma friggere, se ci fosse dell'acqua, sarebbe un po' più pericoloso. Quindi ricordatevi, sia che le fate fritte ma anche al forno, ma così non perdiamo l'abitudine, noi le asciughiamo tutte perfettamente. Io ti do una mano. Vuoi una mano? Sapete che gli chef sono molto gelosi delle loro cucine, quindi io posso solo guardare. Ok, andiamo per tagliare le verdure. Io le taglio così, eh. Ok, magari sposto questo così sì. Loro vedono meglio. Una zucchina la taglio a metà. Perfetto. Poi giro una metà, la giro, la taglio ancora a metà e taglio dei pezzettini così. Stiamo sempre attenti alle dita, però ormai dovremmo essere tranquilli, nessuno di noi dovrebbe avere più nessuna preoccupazione in questo, siamo stati bravissimi, compiti perfetti, quindi ricordiamoci però di non prendere troppa confidenza e stiamo sempre attenti. Poi questo è un piatto bellissimo perché è anche colorato. Cos'è che abbiamo? Abbiamo la bellezza delle verdure dell'orto, che sono verde, arancione la carota, poi abbiamo il rosso dei pomodori, quindi mette anche allegria, è bello vedere un piatto colorato, almeno io sono contenta, tu? Piatto primaverile. Piatto primaverile. Aspettando la primavera. Ok. E comincio. Io man mano che le taglio io le metto nella teglia, eh? Perfetto. Perché poi le misceliamo tutte assieme. Esatto. Le misceliamo tutte insieme di modo che così. Forse questo piatto in Francia si chiama addirittura ratatouille, se non sbaglio. Sì, mettono anche un po' di peperone, eccetera. Però fanno anche questo piatto che è molto famoso e molto pregiato nella cucina francese, che non è nient'altro che quello che stiamo facendo noi con le verdure. Poi immaginatevi quest'estate, quando gli orti dei nonni di solito si riempiono di verdura, noi non sappiamo che fare, noi tagliamo tutto. Poi le verdure tagliate così vanno benissimo anche che congelate, perché poi se le mettiamo nel freezer... passo le carote. Ecco, se le mettiamo nel freezer durante l'inverno, che le verdure cioè sono meno, se le abbiamo possiamo usare anche quelle, quindi alleniamoci sempre. Ecco, allora attenzione che le carote ovviamente sono un pochino più legnose, le zucchine sono facili da tagliare, ma le carote meno, ma andiamo tranquillamente. Con questo piatto facciamo un esercizio fantastico di taglio, perché dobbiamo tagliare tutto, giusto? Questo. Ok, adesso vi facciamo vedere col coltellino più piccolo, che va bene usare anche quello piccolo, non cambia la dimensione, come vi trovate bene va bene. L'importante è che siate sicuri dell'attrezzo che maneggiate, quindi se vi sentite tranquilli col coltello grande perché fate più azione, con meno pressione, o se volete usare quello piccolo, insomma quello che gradite. Ecco qua. Cominciamo a miscelarle un po'. Inizia anche già un po' a miscelarle. Ora. Se fosse troppo lungo, che si fa fatica, si può tagliarla così e così. Ok, perfetto. Ecco, fatelo sempre appoggiandovi all'asse comunque, perché con l'asse
No problem. C'è qualche piccolo segreto di cucina che vuole raccontarci lo chef? Ah, no. Già che siamo qua che lo guardiamo che taglia. No. Nessun segreto? No, nessun segreto. Ah, ci sono, adesso sono uscite anche delle nuove qualità di carote o comunque di verdura patate. E di patate che possono dare molto colore al nostro piatto. La come... viola o anche le patate viola. Esatto, le patate e le carote viola comunque sia, ci danno sono anche colore. Quelle. Sì, sì, danno colore. Il sapore lo stesso. Sì? Bene. Non viene tirato. Perfetto. Ok. Adesso passiamo alle patate. Adesso abbiamo le patate. Eccole qua. Sì? Guarda, io le taglio in tre pezzetti. Ok, in tre pezzetti. E poi le tengo unite così e le taglio così. Sì, ecco, noi le patate le abbiamo tagliate sempre a fiammifero come l'altra volta per fare le patatine fritte, come ci ha fatto vedere anche Federica. Però in questo caso noi le tagliamo tranquillamente a cubetti. Ok? Metà, ricordiamoci, tagliamo in tre punti. Nel frattempo io bevo un pochino d'acqua perché a parlare così tanto mi è venuto sete. Chef, hai sete? No, grazie. Ok. Ecco che poi quando si cucina è bello anche perché ci si può prendere un po' di tempo per sé. Si può bere qualcosina. Ecco qua. Ok. Le patate, come vedete, sono velocissime, proprio perché ormai... La carota è la peggiore. Sì, 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 la carota è decisamente la peggiore. Quindi, attenzione. Pomodori. Che poi, naturalmente, poi quando cuoceranno tutte queste verdure arriveranno, nonostante... Piccoli. Esatto, diventeranno più piccoline, ricordatevi. Quindi, se la vostra teglia vi sembra comunque anche bella piena, non fa niente, perché poi... Le verdure hanno una composizione ad alto contenuto di acqua, quindi quando le mettiamo nel forno perdono tante, si asciugano, perdono molta dell'acqua che hanno, per cui questo piatto si ritirerà, cioè non è che diventerà piccolissimo, però diciamo che si ritirerà un po'. In questo caso non abbiamo usato la procedura che ci ha insegnato lo chef Egidio, che tra l'altro mi ha detto di salutarvi tutti quanti, ieri l'ho sentito al telefono e vi aspetta, cioè ci aspetta tutti presto, appena possiamo tornare a scuola. Però in questo caso qui il pomodoro non abbiamo scottato, perché la buccia in questo caso non dà fastidio, anzi. Mantiene la consistenza. Esatto. Quindi risulta essere anche più semplice perché non dobbiamo sbollentare, taglia a croce, tagliamo e va, tagliamo tutto insomma. Certo, è meglio. Adesso poi vedrete che meraviglia quando è terminato, tutto colorato. Ecco qua, abbiamo ancora uno. Nell'ipotesi che noi decidessimo di mettere dentro i peperoni vanno però puliti come? Ah, tolta la costa, c'è cioè una costina dentro, e tutti i semi per essere più digeribili. Ok. Chi proprio non digerisce neanche la pelle può scottarli al forno un attimo e togliere la pelle. Sì, ecco, poi magari dipende un po' da come uno è abituato, però vanno puliti in questo modo. Mi raccomando, al peperone vanno tolti i semi e la costa interna. Che è bianca. Ok, cioè tu lo tagli a metà e poi... E poi li vedi, le costine. Ok. Cipolla, perché da un po' ecco di qua, sapore. Anche la cipolla, siete bravissimi, ormai. Questo piatto per voi dovrebbe essere, come dire... Un gioco. Esatto, un gioco. Un allenamentino per divertirvi. Olè. Bravo pasticciolo. Vabbè, un pasticcio lo facciamo in ogni tutorial, ma ci piace, no? Per forza. Ecco qua. Se
prendiamo così perché ci servono dei pezzettini che sì, tutti cuociono. Anche se non sono esageratamente piccoli i pezzi, non ha importanza perché tanto, come ho detto prima, si ritirano, per cui va bene. Ecco qua, adesso vi facciamo vedere il risultato che abbiamo ottenuto. La mia mente più ci penso io, perfetto. Togliamo anche questo. Ok, allora, vi facciamo vedere il risultato ottenuto. Prendiamo il sale. Ok. Il famoso pizzico di sale. Io uso un cucchiaino. Pertanto così ci vuole un cucchiaino intero. Poi. Guardate che meraviglia. Un cucchiaio. Cucchiaio più grande per questo? No. Per mescolare le verdure. Con un cucchiaio di legno è meglio, che non rigano le pentole. Prendiamo dell'olio. Quanto a cucchiai? Fagli vedere i cucchiai. Io non vado a cucchiai. Vabbè, proviamo, Andare... andare a cucchiai. Ecco. Cominciamo con un cucchiaio grande e lo versiamo, ma è poco. Per cui ne versiamo un altro, colmo, e così forse è sufficiente. Quindi rimestiamo tutto, in modo che tutto l'olio, tutta la verdura sia raggiunta dall'olio. E tocco finale. Ok, guardate che tocco finale. Con le mani. Andiamo a spolverare con il pan grattato. Se a voi piace potete mettere anche un po' di prezzemolo tritato. A noi non piace? Non tanto? No? Sì e no. Ma io devo essere sincera, queste le ho già assaggiate diverse volte, secondo me sono buone così senza aggiungere null'altro. Quindi, anzi, uno se vuole può anche non metterlo il pan grattato, però ecco, diciamo che completa di più il piatto. Ecco qua. Allora, adesso come procediamo? Un attimo. D'accordo? Questo dovrebbe essere il risultato finale. Le accendiamo il forno precedentemente a 180 gradi. Quando è bello caldo, inseriamo le nostre verdure per 30 minuti circa a 180 gradi. Perfetto, però, 180 gradi in forno statico. Se fosse un forno ventilato, ok, lei c'è in forno ventilato. Però ogni tanto, senza scottarsi, dare un'occhiatina che non brucino. Certo. Benissimo, vi salutiamo e vi prepariamo al prossimo. Ciao! Bravi.